Ben ritrovati dalla Casa dell'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco. Prosegue la nostra serie di puntate dedicate alla politica, anche se sarà una politica che si interroga anche sull'emergenza che sta coinvolgendo il nostro paese. Per fortuna ancora non si sono registrate criticità particolari dal punto di vista sanitario ad Arezzo. Ci sono altre criticità dei risvolti economici derivanti chiaramente da questo allarme, come anche l'Italia, diciamo, si è proiettata, come viene vista dall'estero. Vedremo in particolare il settore del turismo, che è molto preoccupato per una serie di disdette che sono arrivate in questi giorni. E poi chiaramente passano le settimane, sempre di più si avvicina l'appuntamento con le elezioni regionali e con quelle comunali. Comincia a delinearsi anche quelli che saranno gli schieramenti, per usare un termine calcistico, per la corsa a Palazzo Cavallo. Con Fabio Mori, direttore della Casa Energia, che saluto. Ciao. Buonasera a tutti. Volevo dire una piccola cosina sul coronavirus. Non ne abbiamo parlato per niente in questi giorni. Dicevo, sta avvenendo una vera e propria ghettizzazione dell'italiano all'estero. Per esempio, ci sono alcuni amici che devono partire per una fiera che è appunto a Francoforte, e li hanno avvertiti di non entrare nella fiera e di non mescolarsi ai partecipanti, perché in qualche modo pensano che siano infetti. Ecco, io volevo dire, questa è pura follia. Quindi noi dobbiamo contenere sicuramente dal punto di vista medico, dal punto di vista, diciamo, prettamente in qualche modo di formare uno scudo a questa potenziale diffusione, però dobbiamo anche contenere questa fobia, diciamo, che sta danneggiando, come hai detto prima tu, dal punto di vista economico, ma anche proprio dal punto di vista, diciamo, della nostra immagine all'estero, che ne è gravemente insidiata. Ottima partenza come riflessione. Saluto Marco Donati, Italia Viva, e protagonista anche, buonasera, in queste settimane, no, di una serie di incontri proprio sul futuro della città. Saluto Francesco Lucacci, che è il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia. Buonasera. Presenza ancora più importante, visto che nelle ultime ore il centrodestra ha ufficializzato che sarà Ghinelli il candidato sindaco, quindi alla caccia del secondo mandato. E poi Gabriele Donnini di Arezzo Ci Sta. Buonasera. Buonasera, che questa Buonasera. Nuova realtà, diciamo, frizzante, giovanile, che appunto abbiamo conosciuto in queste settimane, e ci spiegherà, insomma, che realtà è, che quali sono le, diciamo, le ambizioni. Certo. Piero Franchini, buonasera. Buonasera, l'uomo della strada. L'uomo della strada, del ghetto. Portavoce della strada, portavoce, diciamo, della strada. Okay. Bella figura questa. Più importante di questa televisione, insomma, dai, diciamo la verità. Cominciamo da Francesco Lucacci. Tra poco sentiremo anche che cosa ci ha dichiarato proprio Alessandro Ghinelli. Chiedo, ecco, questa conferma è un po', io francamente me lo aspettavo, al di là della, ecco, che c'è stato, diciamo, forse qualche giorno in più per dare questo annuncio. Ecco, io un po' me l'aspettavo che sarebbe stata questa la scelta. Anche questo, nel centro-destra, sì. Dici, per te, vedendo quello che c'era, diciamo, in giro, la possibilità, sì, le possibili alternative, meglio questa, insomma. Chiediamo allora a Francesco Lucacci, ecco, che Fratelli d'Italia per primo, diciamo, aveva fatto capire che questa era la scelta, poi Forza Italia forse per ultima, però alla fine tutti c'è stata questa quadratura sul nome di Ghinelli. Ecco, come mai, con quali basi? Fondamentalmente dobbiamo sempre ricordare che nel secondo mandato è una sciagura, una iattura cambiare il candidato sindaco uscente. La sinistra ne sa qualcosa, in ultimo Montevarchi, volevo dire, non porta mai bene cambiare cavallo tra il primo e il secondo mandato. Questo già come esempio che viene dall'esperienza di applicazione di questa legge ormai pluridecennale. In ogni caso, seppur c'è da fare alcune, diciamo così, scelte di quelle cose che andranno fatte, completate, o su certi argomenti da affrontare in maniera più approfondita, di fatto non si può dire che questa amministrazione non abbia operato e non si sia attivata. Si può fare meglio, si può sempre fare meglio, tutti possono sbagliare, qualche volta capita, ma di certo rispetto a quella che è stata l'esperienza precedente di un sindaco che se n'era andato per fare altro altrove a Roma, sicuramente Ghinelli può aver
annoverare e avere a suo merito di aver dato un grande impulso a questa città in vari campi, prima di tutto il turismo, che purtroppo ora a causa di questo coronavirus è il grosso problema, che ci possa essere una perdita di tutto quel turismo che la città in questi anni ha diciamo così, portato ad avere su numeri finalmente decenti e congrui per una realtà di una nostra città che è forse una delle più belle, anzi senza nessun forse, è sicuramente una delle più belle città d'Italia. Marco Donati, ecco, come si valuta la scelta appunto che è ricaduta su Ghinelli da una parte e il centro-sinistra, Italia Viva, quando c'è stato un comunicato di questa alleanza composita, no, che vuole chiaramente lavorare a un'alternativa, c'era anche Italia Viva, quindi la domanda è se Italia Viva, diciamo, sosterrà quello che sarà il candidato a sindaco del PD e del centro-sinistra o se ci sarà un cammino parallelo. Ma su questo credo che, diciamo, sta nelle cose, che quell'esperienza, che in qualche modo questa esperienza proviene dal centro-sinistra in questo momento, prosegua il percorso con gli alleati che ci sono in Toscana. Però una valutazione la vorrei fare rispetto a quello che sta accadendo. Di solito non parlo diciamo degli altri con grande, diciamo, non è mia abitudine parlare di cosa accade nel campo altrui, però una cosa di quello che sta accadendo me l'ha fatta notare prima l'avvocato Lucacci. Ha detto giustamente che Fanfani, diciamo, che il precedente sindaco alla Giunta Ghinelli, decise di lasciare la città, diciamo, con un anno di anticipo per scegliere il CSM. Però una cosa io la devo dire: se fosse stato per l'attuale sindaco, poi magari potremmo entrare, la campagna elettorale sarà lunghissima per entrare nel merito delle questioni, però se fosse stato per Ghinelli, oggettivamente Ghinelli avrebbe lasciato Arezzo già dopo 5 anni e si sarebbe candidato alla regione. Questa cosa non è stata possibile. Non lo so se per un giudizio negativo sull'operato della Giunta, su altre questioni, diciamo, di carattere politico. Oggi però c'è un sindaco che viene riconfermato abbandonando il percorso civico che l'ha contraddistinto nella precedente esperienza, un percorso che l'aveva indicato come un professionista che guardava più a una parte della città produttiva, economica. Invece oggi Ghinelli diventa l'uomo dei partiti del centrodestra che lo convocano a Roma e gli danno il via libera. È un cambiamento, secondo me, significativo, perché in questa differenza ci sta anche l'efficacia dell'azione amministrativa degli ultimi 5 anni e il giudizio che eventualmente se ne può dare, dopo che chiaramente la campagna elettorale sarà lunga e ne valuteremo le conseguenze più avanti, però questo credo che sia il tema fondamentale. Una piccola replica da parte mia, c'è una piccola e sottile e non indifferente difformità tra quello che accadde al tempo, perché Fanfani se ne andò via a metà del suo secondo mandato. Un candidato sindaco uscente che alla fine del suo mandato decida di non ripresentarsi è una scelta autonoma. Io infatti ho detto che non è mai bene che contro la volontà del sindaco uscente se ne candidi un altro, e ho fatto infatti l'esempio di Montevarchi. Quindi se Ghinelli avesse deciso di fare un altro percorso, noi avremmo trovato probabilmente un altro candidato. Questo è in dubbio, però ciò non toglie che Fanfani abbandonò la città a metà del suo secondo mandato, tanto che avremmo dovuto votare ad Arezzo nel 2016 e invece votammo nel 2015. Infatti secondo mandato era 2011-2016, si votò nel 2015, con tra l'altro prima delle votazioni quasi un anno di reggenza del vice sindaco Gasperini, più o meno una decina di mesi forse, qualcosa del genere. Volevo sentire da Gabriele Donini, da giovane e da aria, possiamo dire, di centro-sinistra, si può dire, no? Arezzo ci sta, si colloca chiaramente nella coalizione centro-sinistra, e da giovane anche. Siamo vivi, quindi, allora. In che senso? Giovani, dico, siamo vivi. Tu sì. Di che anno sei? Sono dell'89. Ah, io 86, quindi più giovane di me. Io sono un giovane vecchio, però... Vabbè, se sei vecchio di me... Diversamente giovane. Allora, che cos'è che non vi è piaciuto in particolare, mettiamola così, di questi 5 anni?
Beh, ovviamente, come diceva giustamente, non si deve buttare via il bambino con l'acqua sporca. Ci sono dei settori nel quale l'amministrazione ha indubbiamente lavorato, lo citavano prima, altri che secondo noi, che veniamo anche da forme di associazionismo, da esperienze anche lavorative, soprattutto nelle periferie urbane, ci accorgiamo che appunto tutta quella serie di quartieri attorno, che fanno da corona al centro storico, hanno un grande bisogno di essere recuperati anzitutto nella loro socialità, ancor più che nelle strutture urbane in sé. Quindi ecco, è su questo che noi abbiamo iniziato a lavorare da ottobre. Da ottobre ci siamo ritrovati, siamo un gruppo di amici che siamo tra i 20 e i 30 anni, io sono quello appunto quello più grande, però ecco che veniamo appunto da esperienze lavorative di studio universitario e anche soprattutto dal mondo dell'associazionismo che sentiamo di poter fare la nostra parte. Quindi vi siete sentiti un po' trascurati? Beh, indubbiamente c'è una parte di città che a nostro avviso, ma non credo solo a nostro avviso, noi in questi mesi stiamo incontrando tutta una serie di associazioni che lavorano appunto sull'ambito sociale e delle periferie, e è un appello trasversale quello al recupero della socialità, ripetiamo, della socialità all'interno dei quartieri suburbani, cioè quelli al di là delle mura storiche, al di là della stazione, insomma. Sentiamo allora le parole di Ghinelli con Greta Settimelli. È ufficiale, per lei sarà una seconda corsa, insomma, per la poltrona di sindaco. Sì, una corsa molto diversa da quella di 5 anni fa, comunque una corsa con tanto impegno, tanta voglia di vincere e tanti argomenti per poter vincere e con il supporto convinto dei partiti, diciamo in una condizione politica abbastanza diversa rispetto a quella di 5 anni fa, ma anche diverse sono le condizioni della città rispetto ad allora. Diverso è l'avversario, quindi a quanto pare sembra essere il dottor Ralli. Mi fa piacere, lo conosco, lo stimo, lo rispetto e quindi se sarà lui sarà una campagna elettorale interessante, ma ritengo sicuramente corretta. Una candidatura quindi sostenuta da tutti i partiti del centrodestra? Sì, assolutamente. E anche da qualche lista civica? La domanda è scontata. E la risposta altrettanto, la lista civica del sindaco non può non esserci e ci sta già lavorando. Se ce ne saranno altre o se si convergerà tutti su un'unica lista civica che rappresenta tutte le sensibilità civiche della città, questo non è ancora presto per dirlo. Io lavoro per questo obiettivo, perché oggettivamente un'unica lista civica dà più forza anche al sindaco stesso. Forse non raccoglie tanti voti quanto N liste civiche, ognuna delle quali pesca in un bacino di voti diverso, però a livello di immagine e di proposizione del messaggio civico è certamente più forte una lista unica. L'ufficialità è arrivata dopo un bel po' di tempo, ecco, intanto lei se lo aspettava, insomma, che ci pensassero così tanto questi partiti di maggioranza, la Lega per primo, lo sappiamo tutti, insomma, che era quello che, ecco, doveva sciogliere un pochino di più il nodo. Sì, in realtà la decisione i partiti l'avevano già presa nel giugno, prima però che venissero rese note i risultati dell'indagine sull'affare cosiddetto Coingas. Questo ha oggettivamente rallentato un po' l'entusiasmo di molti, c'è stato da parlarne, da capire che cosa poteva avvenire da qui alle elezioni e naturalmente io sono tranquillissimo e come ho detto più volte ho massima fiducia nella magistratura. E c'era da parte della Lega anche qualche recriminazione circa la loro visibilità e comunque i rapporti interni alla maggioranza, chiarito tutto nella maniera più facile parlando direttamente con i consiglieri, e ieri sera è venuto si è preso un caffè in amicizia. E allora si corre di nuovo per questa città cercando di realizzare quello che in 5 anni non si è potuto realizzare. Questo l'ho detto già dai tempi dell'ingegner Lucherini, per un sindaco in un panorama legislativo e amministrativo come quello attuale, ma che è molto simile per certi versi a quello di allora, 5 anni non bastano. Si possono fare tante cose abbiamo fatto, ma ce ne sono altrettante almeno da fare, alcune da completare, una per tutte, i lavori pubblici che hanno subito una battuta d'arresto legata al rallentamento del finanziamento delle periferie. Questa non solo, ma anche altre, quindi il completamento di un lavoro. Ecco, io se dovessi lasciare oggi direi ho fatto un buon lavoro, ma non l'ho fatto tutto. Datemi la possibilità di fare anche l'altra parte. Ecco, l'ha già detto lei, insomma, il tema comunque dell'inchiesta Coingas farà parte di questa campagna elettorale, perché specialmente il suo avversario ha detto tolga dal campo questo argomento.
Ma io spero di no, perché le persone si giudicano non per quelle che hanno detto, per i sospetti che si possono o meno addensare sulla testa di ciascuno di noi, ma per quello che hanno fatto. Quindi io mi auguro che la campagna elettorale sia correttamente incentrata sui temi della città e non sui temi delle dietrologie. Ecco, poi c'è anche un altro avversario che si chiama Daniele Farzetti, l'avrà visto, ma insomma, sì, che si è presentato per primo. Daniele lo conosco dai tempi della seconda legislatura Fanfani, perché era tra l'altro seduto accanto a me in Consiglio Comunale in quota 5 Stelle, era allora un ottimo oppositore. Non so come si configurerà come candidato sindaco, gli faccio i migliori auguri, una persona per bene, una persona preparata, una persona che studia, però penso che non abbia chance. Ha detto però con il centrodestra mai. Se no non voterebbe come vota e non sarebbe stato. Allora eravamo insieme perché avevamo un comune avversario che era il Partito Democratico. Oggi lui come avversario ha il Partito Democratico ma anche Alessandro Ghinelli. E subito il sindaco su Facebook, commentando mercoledì sera appunto la sua ricandidatura e quindi poi la conferma dell'appoggio dei partiti del centrodestra, ha detto è un appoggio senza se e senza ma, così Ghinelli appunto a caldo aveva commentato su Facebook. Chiedo a Francesco Lucacci, dall'opposizione anche gli ospiti che abbiamo avuto qui in queste settimane hanno molto rimarcato il fatto, no, che per un sindaco che viene primo mandato è scontato che venga riconfermato. Il fatto che ancora non fosse arrivato questo annuncio, secondo l'opposizione, era sintomo, insomma, di un certo imbarazzo, di una certa indecisione, chiaramente legate alle vicende giudiziarie che sono scoppiate in questi mesi. C'è stata questa indecisione? Per Fratelli d'Italia l'indecisione non c'è stata, ribadisco. Noi riteniamo che in un secondo mandato solo il sindaco uscente possa decidere di fare un passo indietro. Quello che è importante è regolamentare e soprattutto verificare quello che è stato fatto bene, quello che non è stato fatto bene e apportare le opportune modifiche per avere 5 anni con un'azione ancora più incisiva e provvedimenti che possano anche dare quello o quel poco che può essere mancato in questi primi 5 anni. Per esempio, rispetto a quello che ha detto l'amico di Cistà, mi fa piacere che di fatto, dicendo che forse è mancata un po' di socialità, però ha ammesso implicitamente che la cura nelle periferie di questa amministrazione, che era stata una delle promesse della campagna elettorale, c'è stata. Insomma, basta andare, per esempio, faccio un esempio, Campoluci, la strada principale di questa frazione che non vedeva l'asfalto da qualche decennio, e comunque tutte le opere che sono state fatte. Sulla socialità si può sempre lavorare, sono cose che chiaramente possono essere affrontate, ma non penso che se ne possa fare un cavallo di battaglia. Sicuramente è un aspetto da non trascurare, ma è un aspetto che prima di tutto è importante aver riportato nelle frazioni una certa cura e una certa considerazione che invece precedentemente non c'era. Piero. Sì, dunque io credo che nella strada, appunto, i posti, diciamo, che dove Bronx. Io raccolgo i pareri. Il Bronx di Arezzo viene, se non sbaglio, Saione. Ma anche il Bronx di Arezzo, ma anche dalle parti alte. Io credo che siamo vicini alle elezioni, perché mancano poco più di 2 mesi. E la gente non ci ha capito niente. Io spero che queste nostre liste ora riescano a far capire, perché la gente non ha capito niente, non ha capito perché a destra chiaramente ci sono state un sacco di titubanze dovute appunto a presentare il Ghinelli a questo mandato, ancora un altro mandato, perché c'erano effettivamente dei problemi diciamo che erano venuti appunto da queste inchieste, da queste, quindi c'era stato titubanze anche da parte di chi lo dovrebbe sostenere a destra, e quindi ecco, mentre da parte della sinistra anche lì ci sono delle grosse pecche, perché chiaramente diciamo che ancora non è noto chi sarà il futuro rappresentante a sindaco della sinistra, e chiaramente mentre invece molta gente dice che spazio ci sarebbe stato
per cercare di fare una vera battaglia, una battaglia diciamo sempre nei limiti delle regole, però chiaramente i motivi ci sarebbero stati da poter e quindi è da trovare anche le persone eventualmente disponibili a fare. Ecco, questo è quello che la gente dice. Quindi praticamente si va verso una elezione del sindaco in una confusione, così ecco, diciamo, ecco, la gente è assuefatta dai fatti e si distacca sempre di più da questa nostra politica, che è già da tempo che è distaccata, perché diciamo i comuni mortali, quelli che tutti i giorni devono diciamo, arrangiarsi per cercare di mettere qualcosa nel piatto, e chiaramente molte di queste mosse, chiaramente strategiche, politiche, sono sempre più difficili a capire, difficilmente a capire. E quindi ecco, onestamente io credo che bisognerà che anche nella politica locale, come in quella nazionale, si vada sempre di più verso una chiarezza, perché sembra sempre che si vada a cercare il pelo nell'uovo quando sappiamo già in partenza che il pelo nell'uovo non c'è. E quindi ecco, e allora sì, però si va a cercarlo e si perde tempo per andare a cercarlo, mentre sia nell'imprenditoria che cioè, quelli che portano avanti l'economia, cioè, praticamente di queste cose ecco, ci si può fregare di meno, perché io da piccolo imprenditore so quali sono i problemi veri nel mondo appunto dell'economia, e a nessuno sembra che importi niente, sembra che a nessuno importi niente di quello che avviene sul mondo, diciamo appunto, di chi tutti i giorni dovrebbe fare qualcosa per poter mantenere l'azienda, che poi a sua volta dà anche lavoro ai propri amici dipendenti, per quanto mi riguarda, perché chiaramente nella stragrande parte delle imprese piccole, chiaramente il dipendente è anche amico e anche quasi familiare. Quindi ecco, e onestamente dispiace per vedere che l'azienda soffre, e dispiace anche perché si sa che chissà per quanto si potrà mantenere questa gente che ha collaborato fino ad ora con noi e finché potremmo garantirgli uno stipendio. Ci fermiamo e poi partiamo. Siamo tornati qui dalla Casa d'Energia di Arezzo. Allora, volevo ripartire da Marco Donati su questa confusione un po' che regnerebbe, ovviamente è un giudizio da esterni, nell'area centro-sinistra, anche se non credo che siamo in ritardo, no? Siamo nel senso rispetto alla volta scorsa in ritardo con il nome, perché se non sbaglio anche 5 anni fa forse eravamo in questo periodo in cui si cominciava ecco, a parlare del candidato, anche se allora ci furono le primarie. Che cosa succede? Nel senso, ci sarà a breve quella che sarà l'ufficialità di un candidato oppure no? Ma io credo che oggi siamo a fine febbraio, marzo, aprile, maggio per i cittadini di questa città come campagna elettorale siano più che sufficienti, bastano e avanzino, anche perché diceva prima giustamente Piero Franchini, che le persone hanno bisogno di risposte concrete. 3 mesi di campagna elettorale saranno lunghissimi, quindi credo che nei prossimi giorni la città avrà sostanzialmente quasi tutti i suoi candidati, e quindi sarà una campagna elettorale lunga, dove ci sarà modo di confrontarsi e dire le cose. Però rispetto alle cose che ha detto Piero, mi ha stimolato, credo che invece sia molto importante la riflessione a fare sulle cose che lui diceva precedentemente. Amministrare oggi significa fare alcune cose che sono all'attenzione della vita quotidiana dei cittadini, quindi citava prima ad esempio l'avvocato Lucacci, asfaltare una strada o appunto compiere un atto come un nuovo sistema di illuminazione, la gestione dei servizi sociali, sono tutti temi di grandissima importanza nella vita di una città, che stanno proprio all'azione amministrativa quotidiana. Si può fare meglio o fare peggio, però ogni amministratore si impegna. Quello che invece serve a questa città, e che ahimè è mancato negli ultimi anni, è una regia complessiva sul suo nuovo modello di sviluppo.
Noi abbiamo costruito la nostra ricchezza grazie all'operosità e al coraggio degli imprenditori di questa città. Abbiamo avuto modo che questa città lavorasse nel settore della manifattura, all'oreficeria, al tessile. Oggi il mondo sta però cambiando rapidamente. Ci tengo a questo punto, sono molto breve, termino in pochi secondi. Serve un nuovo modello di sviluppo di questa città che passa dalla formazione, dagli ITS, dagli istituti di scuola superiori, dall'incontro della domanda e offerta di lavoro, dall'università. Sono tutti modelli che oggi possiamo ricostruire se però c'è una regia della politica. Regia che non c'è stata in questi anni, devo dirlo, perché i nuovi modelli di lavoro non sono più come quelli che ci sono stati negli anni passati. Quindi le persone che andranno a comprare da Piero Franchini all'Ottica dovranno fare un lavoro diverso da quello che probabilmente hanno fatto i suoi genitori o altre persone prima di lui. Ci sono gli operai specializzati del settore della meccanica, dell'oreficeria. Questo territorio ha circa una trentina di aziende, sono un'eccellenza tra la città e il perimetro. Hanno bisogno di nuove figure che vanno a lavorare sulla digitalizzazione, sulla ricerca di fondi, sulla gestione delle risorse umane. Questa città deve ridare uno slancio alla propria capacità di competenze e guardare al futuro, perché altrimenti un ragazzo che studia decide che la sua vita è a Milano, è a Firenze, è a Bergamo e a Bologna. Per fare questo non servono soldi, serve una regia dell'amministrazione, serve la politica. Quello appunto che dicevo prima, quel concetto di civismo che doveva guardare appunto all'impresa, alle categorie economiche, agli professionisti, che doveva essere la caratteristica principale della Giunta Ghinelli, che non c'è stata. Quindi nei prossimi mesi, secondo me, il dibattito dovrà essere sul lavoro e sullo sviluppo, soprattutto alla luce del coronavirus, di tutto quello che sta producendo di difficoltà alla produzione industriale, al turismo, alla domanda interna. Servirà un nuovo modello di sviluppo di questa città e vi prego, su questo spero insomma che si concentreranno anche l'attenzione dei media e di molti altri, perché sarà l'elemento cardine su cui costruire la città del domani. Ovviamente insieme a questo c'è anche il tema infrastrutturale, che è un tema che è sempre delicato, ma oggi le infrastrutture non passano solamente dalle strade, ma passano anche ovviamente dalle infrastrutture digitali e immateriali. Oggi ci può essere un'università che a distanza insegna ai nostri giovani come strutturarsi da manager digitali e non serve per esempio un'autovettura che ci conduce magari a 500 chilometri da dove quel professore può insegnare ai nostri ragazzi. Allora, proprio sul turismo e le preoccupazioni, vediamo questo servizio. Lo Stato italiano ha circa 40 milioni di presenze tra febbraio e marzo e questi 40 milioni di presenze sicuramente non ci saranno più, mancheranno al saldo del fine anno. Il danno economico per l'economia italiana e toscana, soprattutto per il sistema dell'accoglienza, rischia di essere altissimo a causa dell'emergenza coronavirus e dei casi che sono scoppiati in Italia, stanno fioccando le disdette in alberghi e agriturismi. Sì, le stiamo riscontrando sia nel breve periodo, quindi diciamo imminente nei giorni che stanno venendo, e le stiamo riscontrando purtroppo anche durante la stagione intensa, cioè quindi luglio-agosto. È un dato diciamo che comincia a preoccuparci, evidentemente si sta verificando in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, e stiamo vedendo anche un altro dato preoccupante, che è quello del mancate prenotazioni, cioè si sono sostanzialmente interrotte. Le stime sono preoccupanti perché sono crescenti. Da un punto di vista quantitativo per ora siamo intorno a un 20-30% di disdette rispetto alle prenotazioni che abbiamo, ma la cosa che preoccupa è che già in questo periodo cominciavano ad arrivare molte più prenotazioni, per cui se la cosa continua così il danno diventerà importante, supererà anche al 50-60%. Le disdette da dove arrivano? Arrivano da tutte le parti, sia dal nord Italia, di persone magari che sono in difficoltà ad uscire, ma arrivano anche all'estero, perché purtroppo ci leggono come paese Italia e non come Toscano o Arezzo, e questo evidentemente fa la differenza, cioè fa mettere le persone in difficoltà nel poter confermare una prenotazione. Un calo che si registra anche nei bar e nei ristoranti. In genere una serata come quella di ieri sera riesce a fare un 200-300 persone. Ieri sera incredibilmente abbiamo fatto un tavolo da 12 e poi 6 o 7 avventori. Praticamente fuori dal centro è stato un disastro. Il pericolo è che la cosa si prolunghi nel tempo, perché è proprio quello che toglie l'ossigeno a queste attività. In quel caso lì dobbiamo avere un sostegno, cioè degli sgravi per il settore, perché altrimenti è difficile, cioè le prospettive non sono rose assolutamente.
Se l'emergenza non dovesse fermarsi, le associazioni di categoria sono pronte a chiedere lo stato di calamità. Io sto andando con i colleghi a Firenze per fare un incontro su questo, probabilmente sia a livello regionale che nazionale, ovviamente siamo orientati nel chiedere sicuramente dei ristori economici perché il problema sta diventando drammatico. Innanzitutto abbassate i toni, cercate di prenderlo per quel che è. Poi come tutti i picchi, come tutti i virus, avranno dei picchi stagionali, poi finiranno il picco stagionale e quindi bisogna rimettersi tutti insieme a lavorare per ricostituire, per ritappare i danni d'immagine che abbiamo fatto. Ancora prematuro per tutti i turisti che hanno prenotato e dovranno disdire o per coloro che lo faranno volontariamente capire come funzionerà il meccanismo dei rimborsi. Intanto abbiamo sentito un'agenzia di viaggio aretina. Ci sono varie tipologie di situazioni, per esempio ci possono essere le Seychelles e Mauritius che allora vedono la persona che deve partire ricevere eventualmente un rimborso perché il paese in cui dovrebbero andare a fare la vacanza non ospita gli italiani e quindi in questo modo devono avere un rimborso oppure devono essere, diciamo così, accompagnati verso un'altra meta. Se invece il paese dove devono andare i clienti non ha problematiche dal punto di vista di ingresso degli italiani, allora a quel punto è chiaro che parliamo con i clienti e li informiamo vedendo anche il sito Viaggiare Sicuri e quindi qualcuno si è anche un attimino tranquillizzato, ma magari ce ne sono anche altri invece che stanno magari pensando di non andare. Però è un discorso che stiamo facendo. Però il problema secondo me è più nell'immediato. La panoramica preoccupante, si è mosso anche l'assessore Comanducci che ha chiesto insomma anche una mano al ministro Franceschini. Quindi abbiamo passato due fasi, una prima fase in cui si è cercato insomma di gestire l'aspetto sanitario. Comunque poi la cosa è sfuggita di mano, sia diciamo, abbiamo visto anche a Arezzo, no? Gli scaffali, l'assalto ai supermercati senza alcun caso, senza alcuna razionalità, e però questo messaggio poi è passato anche all'estero ed è passato però nel modo che insomma, tutti abbiamo visto le conseguenze. Adesso il governo mi sembra che dopo gli allarmi adesso invece sta cercando di ridimensionare, no? È tutto a posto, così cerca un po' di tamponare. Però ecco, chiedo a Francesco Lucacci ecco, se sono stati fatti degli errori secondo lui e per Arezzo comunque che ormai da qualche anno sta puntando molto sul turismo, il danno può essere davvero notevole. Io credo che abbiamo assistito alla gestione di questa problematica in un modo talmente dilettantesco da essere imbarazzante. Siamo partiti vietando i voli con la Cina, ma non controllando tutti coloro che potevano rientrare dalla Cina anche facendo scalo. L'altro giorno, sentendo la radio, tra l'altro Radio Capital, manco una radio di sinistra, c'era una persona che diceva: sono rientrato da Singapore facendo scalo a non ricordo dove ho fatto scalo, mi hanno controllato tutti i bolli del passaporto per vedere da dove venivo. Sono sceso in Italia, nessuno ha controllato niente. Quindi, quando si decide di intervenire su una problematica sanitaria, si fa quello che si deve fare, ovvero si impedisce che chiunque arrivi da una certa destinazione possa poi circolare liberamente, o quantomeno lo si registra e lo si segue. Ma sarebbe bastato appunto tutti coloro che arrivavano direttamente o indirettamente dalla Cina porli in quarantena. Ancora stamani mattina un'infettivologa ribadisce il fatto che, e su questo per esempio sono d'accordo con il provvedimento del Presidente della Regione Marche, che invece chiudere le scuole sarebbe stata la cosa più giusta, perché i bambini, è vero che tendono ad avere qui minori conseguenze da questo virus, ma anche hanno una tendenza minore ad avere una cura dell'igiene con maggior consapevolezza. Quindi basta un bambino che potrebbe contrarre, è un'influenza alla fine, poi lo attacca ai compagni che magari al massimo hanno due linee di febbre, però poi magari lo portano in famiglia. Quindi alla fine
le cose di buon senso vanno fatte senza allarmismo, senza andava fatto e preso delle misure molto semplici a livello generale. Arrivato il virus in Italia, noi non possiamo sapere quante persone sono state in contatto, quanto per queste persone hanno girato, se uno si è fermato, di queste persone che si era fermato in un autogrill, cosa ne sai dove è arrivato in un giorno il virus? Quindi bastava sempre, guarda, chiudiamo tutte le scuole per 10 giorni, vediamo, cerchiamo di ricostruire l'iter, cercare di capire, senza tutte queste pantomime, questo giornalettismo italiano che cerca sempre non di dare la notizia asciutta, ma di commentare in maniera ridicola e fomenta le paure. Su questo, l'unica cosa decente che a un certo punto ha fatto questo governo è dire ai media: datevi una regolata perché siete ridicoli. Quindi le notizie vanno date, ma vanno date in maniera chiara, in maniera asciutta, senza tanti commenti, senza tante interpretazioni, e soprattutto deve essere istituito un comitato unico nazionale sanitario che dà le indicazioni, perché non si può avere della gente che va a dire al giro: ma è una semplice influenza. Sì, è una influenza, ma è un po' diverso da un'influenza, perché innanzitutto è un virus. Poi, a differenza dell'influenza normale, prende non le vie alte respiratorie, ma le vie basse, quindi qualcosa che va semplicemente affrontato con tranquillità, senza far drammatismi e scene ridicole, perché alla fine veramente l'unica cosa che ci dobbiamo preoccupare è che ci sia una diffusione che poi porti un po' la difficoltà di curare quel 15-20% di persone che possono avere una situazione di pericolo. Quindi questo governo si è mosso in modo veramente sciocco. Siamo andati dalla no, ma noi dobbiamo essere solidali, porti aperti. Ora ancora vediamo che ci sono titubanze a tenere in quarantena chi arriva da in questo paese con le barche, con delle ONG. Vogliono entrare in Italia, se ne stanno 20 giorni in barca, vediamo com'è la situazione sanitaria. Chiunque ancora arriva da quelle zone dovrebbe essere messo in una quarantena preventiva. E noi avevamo un governatore che è davvero una persona che andrebbe internata, che voleva far rientrare 2500 cinesi dal Capodanno cinese, quando dopo poco tempo si è capito che è un virus che spesso e volentieri infetta le persone ma è asintomatico, e quindi poteva essere trasmesso da persone che apparentemente potevano essere sane. Questo è quando si dà non delle impronte, non si prendono delle decisioni di buon senso, ma si mette l'ideologia su quello che sono delle scelte importanti per la sanità pubblica, ecco che si creano i danni. E questi sono i danni creati da questo governo, ovvero il fatto che questo virus si è diffuso proprio in Italia più che in altri paesi europei ad oggi. Gabriele Dronini, che ne pensi di questa visione? Ma ovviamente credo che, voglio un attimo tornare sul piano anche nostro aretino, credo che ovviamente a me mi hanno insegnato una cosa, che chi ha fame ha fretta, per cui è giustissimo a livello anche locale che le associazioni di categoria facciano assieme con le istituzioni, anche l'amministrazione eccetera, si facciano sentire in regione e poi tutti insieme anche a Roma, perché indubbiamente nel momento questa emergenza porta, come abbiamo sentito dal servizio, dei problemi concreti. Detto questo però mi volevo riallacciare, e questa per carità, lungi da me, è una cosa grave da prendere sul serio, ma è episodica. Ad esempio, quello che ascoltavamo nel servizio, il problema del turismo, il calo del turismo, la contrazione, non è soltanto riconducibile a questo. Mi ricordo che appena dopo Natale a Teletruria intervistarono un albergatore e dissero: meno male che abbiamo riempito con appunto la città del Natale e siamo riusciti a pareggiare tutti i tempi morti. Cioè, quindi anche a livello culturale il problema non è fermarsi a quell'episodio, ma cercare un piano strutturale di turismo che non vada solo per periodi, che so, a Natale a Città del Natale, a giugno il Saracino, a settembre un'altra volta il Saracino, ma che abbia un ventaglio di proposte per tutto l'anno, perché gli alberghi non devono essere
pieni soltanto in determinati periodi. E su questo concordo su quello che diceva Marco e anche nostra riflessione. Ci deve essere un piano strutturale di turismo. Io anche qui, se posso permettermi, sorridevo perché io ho vissuto 6 anni già a Napoli e ho parlato tutto sotto tempo di Natale con le persone che sentivo con l'accento meridionale venire con gli autobus, persone che vengono da Benevento, cioè perché venivano ad Arezzo? Non perché Arezzo c'è Piero della Francesca, Cimabue, Vasari e compagnia bella, ma perché giustamente per un beneventano o un avellinese è impossibile andare a vedere i mercatini di Natale fino a Bolzano, per cui si fermano ad Arezzo. Però il problema è che questa gente veniva, tra l'altro io l'ho vista la maggior parte, portandosi dietro il pranzo al sacco e faceva il giretto e poi se ne ripartiva. Quindi anche qui la domanda è che ci facciamo e che rilanciamo. Questo è il modello di sviluppo turistico che vogliamo? Perché ci vuole anche la qualità, non solo giustamente la qualità, perché altrimenti sono persone che vengono una volta e poi rischiano, veramente non si sa se poi tornano. Questo ovviamente sono delle punzecchiature per punzecchiare, però sono delle considerazioni che io credo, ritengo fondate. Piero Frene, vedo che sta. No, stai fermendo? No. Ascoltavo. Volevo chiedere a Marco Donati, ha fatto anche questi incontri, no, con, anche per delineare il futuro della, quali possono essere, insomma, le proposte, gli input. Ecco, che cosa è venuto fuori? Beh, intanto una parte delle cose che accennavo precedentemente. Sostanzialmente emerge intanto che c'è una voglia di partecipare in questa città. Una voglia di partecipare significativa per in qualche modo capire dove questa città andrà in futuro. C'è una grande apprensione sul tema del lavoro, che è un tema significativo, che appunto prima Franchini ha rimarcato più volte. E c'è soprattutto la volontà di in qualche modo fare sistema. Si è parlato di turismo prima. Devo dire una cosa che spesso sento assente nel dibattito cittadino. Negli anni passati, con proprio a guida Franceschini, ministro della cultura e del turismo, questo paese ha fatto più 10% di turismo. Quindi larga parte degli afflussi, del flusso turistico di cui ha beneficiato anche questa città è stato legato a una serie di politiche significative, anche una serie di fatti eccezionali che hanno riguardato per esempio il nord del Mediterraneo e quindi il fatto che alcuni flussi di turismo hanno riguardato l'Italia in quegli anni, ma anche per esempio alla nuova politica museale. Noi abbiamo un aretino, Paolo Giuliarini, che è direttore del MAN, Museo Archeologico di Napoli, che ha aumentato un numero esponenziale le presenze a quel museo archeologico, perché da quando c'è la nuova direzione dei musei fatta in maniera manageriale molto più diciamo dinamica, oggi i musei italiani, soprattutto i più importanti, hanno dato un'offerta molto migliore rispetto al passato. Oggi ad Arezzo, per esempio, manca, però è una città che manca di politiche di mobilità sostenibile collegate ai parcheggi, è una città che manca di servizi igienici, è una città che manca di un piano delle aperture, per esempio del commercio, della ristorazione, gestita in modo tale che i turisti abbiano sempre un'offerta. È una città che ha scoperto un modello che ora è importante non solo ad Arezzo, era nato in altre città, legato alle festività natalizie, quindi l'Italia ha scoperto un modello molto interessante di valorizzazione dei centri storici attraverso le città del Natale, accade anche in altre città, è uno strumento che solamente funziona. Il problema è che mancano però i servizi per collegare le attrazioni che ci sono durante il resto dell'anno della città, a volte abbiamo avuto carenze e difficoltà con i collegamenti wireless. Abbiamo delle aziende pubbliche importanti, non le utilizziamo come sviluppo industriale locale. Noi siamo, cioè, abbiamo un comune imprenditore che è socio di alcune aziende pubbliche importanti. Pensate, abbiamo una società dell'energia che è la 7ª società dell'energia a livello nazionale. Questa società, e io non voglio entrare nelle polemiche del caso Coingas, al posto che utilizzare consulenze, 450 euro di consulenze che probabilmente risulteranno, ahimè, non particolarmente funzionali al cittadino finale, poi paga la bolletta di Estra, per esempio, di cui Coingas è socio al 25%. Quelle risorse, oltre alle risorse di Estra, andrebbero utilizzate per lo sviluppo locale di servizi, per esempio, su cui un'azienda partecipata pubblica può fare vera e propria politica industriale. La stessa cosa possono fare le altre aziende partecipate, Multiservizi, Atam. C'è un sistema di aziende che può dare risposte ai cittadini di Arezzo e al suo stesso tempo anche ai servizi che possono essere utili a coloro che vengono dall'esterno. Se si fa questo, si appunto si utilizza la leva politica, altrimenti possiamo anche cominciare le aziende a privatizzare, le aziende pubbliche, se non devono essere utilizzate né per fare politica tariffaria, né per fare investimenti sul territorio, né essere motore di sviluppo. Questo è il vero tema. Quando si diceva precedentemente che manca la regia rispetto a questa città e alle soluzioni che si possono individuare. Se manca la regia su questi
queste questioni è dovuta al centro-sinistra che ha distrutto il sistema delle società e della gestione dei servizi pubblici. Ma io vorrei sapere dove viveva Donati quando la sinistra ha governato dal 2006 al 2015. Ma di che cosa stiamo parlando? Questi signori hanno costituito dei macroato, ci hanno spogliato della gestione dell'acqua con i ricci, dei rifiuti, di tutto quello su cui poteva intervenire il comune, facendolo diventare uno spettatore di scelte altrui. Noi stiamo cercando di fare qualcosa e nonostante questo vi state intraversando e vi siete intraversati come avete voluto fare la proroga per la concessione dell'acqua. Ma di che cosa state parlando? Non sapete di quello di cui parlate. Avete rovinato questa regione. In ultimo siete riusciti a fare una gara che è andata ai francesi nella nostra gestione del pubblico trasporto. Ma dove vivevate? Io sento questo amico giovane della lista che parla di un qualcosa. Quando c'era il centro-sinistra in questa città c'erano due cani, un gatto e un topo turisti. Ora c'è più di 1 milione di abitanti, di turisti che vengono in questa città. Ma volete insegnare voi che non avete fatto, portato neanche a 100.000 turisti quello che va fatto? Noi abbiamo fatto qualcosa. Si può fare di più? Certo, si può fare sempre di più, ma che noi si debba ricevere lezioni da chi non è riuscito a fare niente in quasi due mandati precedenti in cui non si vedeva un turismo ad Arezzo. Serve il turismo di qualità, ma serve anche il turismo di quantità, serve anche riempire i ristoranti per un pranzo e una cena e per due giorni di seguito, gli hotel per un giorno, servono tutte e due, ma intanto noi abbiamo fatto questo. I turisti che ci sono stati a Arezzo in questi anni non si sono mai visti. Quando abbiamo iniziato con la città del Natale ci avete preso in giro, manco fossimo dei poveri visionari. E ora di che cosa stiate parlando, Marco? Per favore, cioè, se vogliamo parlare di cose serie, parliamo delle responsabilità della sinistra nella distruzione della gestione dei servizi pubblici e di quello che era il grande tessuto che potevamo creare e di tutte le sinergie che potevamo fare se avessimo ancora in mano la gestione dell'acqua, la gestione dei rifiuti e la gestione di tutti quei servizi che sono stati consegnati dalla sinistra a mega cooperative in ambiti stratosferici. Avete distrutto questa città, questo territorio e questa regione, e quello che mi stupisce è che ancora la gente vi vota. Sentiamo Marco Renati. Ma io capisco, giustamente, io cerco di stare su temi, cioè cerco di buttarla meno sulla caciara rispetto a come ha fatto l'avvocato Lucacci. Lo dico con sincerità, io ho 40 anni. Una parte delle esperienze di cui parla Lucacci non ne sono stato protagonista. Solo sono stato assessore al bilancio di questa città e ho con una contrattazione con gli albergatori di questa città ho ridotto l'IMU agli albergatori quando fu introdotta nel 2011 dal governo Monti. Ho evitato per alcuni anni che venisse introdotta la tassa di soggiorno perché lo ritenevo un ulteriore balzello sui turisti, seguendo le richieste appunto del settore turistico. E quando sono stato un giovane assessore al bilancio ho fatto così che questa città avesse le tasse locali più basse che in altre città. Sostanzialmente un imprenditore pagava 50 euro meno di tasse rispetto ad altre città. E anche sull'IMU siamo stati in quegli anni uno dei comuni. Tanto il total tax rate, che è un calcolo che fa la CNA ogni anno, dice che questa è una delle prime città che rispetto alle tasse locali sul settore produttivi è una delle città che ha meno alle tasse più basse, 125esima su 128 negli anni passati. Ora però vengo agli altri temi su cui mi sollecitava. Il presidente del lato dei rifiuti oggi è Alessandro Ghinelli. Alessandro Ghinelli ha governato 5 anni. Non sto dicendo che non è stato fatto nulla in questa città e che non è stato fatto nessuna politica di carattere turistico. Dico semplicemente che io, da deputato della Repubblica, in una stagione in cui ho fatto parte della Commissione Industria e Turismo, questo paese è cresciuto del 15% il turismo. Ed è sotto gli occhi di tutti, sono dati. Possiamo utilizzare l'Istat, il Touring, chi volete. E questo è un tema di cui ha beneficiato anche questa città. Io testimonio di quell'esperienza. Oggi non dico che c'è da fare chissà quale critica, dico semplicemente che questa città ha bisogno di servizi diversi rispetto alla mobilità sostenibile. Per esempio è il quarto centro storico, è il quarto capoluogo per polveri sottili. Quindi abbiamo un centro pieno di macchine e inquinato. È la città del futuro? È la città del futuro questa? Dico semplicemente che ci sono delle soluzioni durante un'amministrazione, non c'è tutto da buttare. Credo che oggettivamente un po' di confusione ci sia, perché è l'inizio del tuo intervento, perdonami, quando hai detto giustamente la cosa più importante è che un sindaco
cioè, hai definito, diciamo, la ricandidatura come, iniziale come, diciamo, non si butta mai via un sindaco dopo che ha fatto la prima legislatura. Beh, non è un punto straordinario politico né programmatico da cui partire. È come dire, abbiamo questo, ripartiamo. Dico semplicemente che oggi questa città può dare molto di più sotto tanti punti di vista e ha bisogno di una regia su tutto questo. Buona, per esempio, la candidatura a capitale della cultura. Sicuramente una, magari se c'era un progetto sarebbe partita alcuni mesi fa e oggi forse saremmo molto più avanti. Stiamo per presentare il progetto e parliamo dei testimonial. Forse quei testimonial dovranno lavorare a qualche tempo fa, forse già da quando ho operato Volterra o altre città. Semplicemente manca una regia. Poi si può amministrare e fare, diciamo, dare buone risposte anche lavorando sul quotidiano, ma forse se oggi spesso al bar sentiamo dire Arezzo è una città in declino, Arezzo è una città in difficoltà, è che perché probabilmente sentiamo nel profondo noi stessi questa città che qualcosa sta mancando per avere un prospettive di futuro un pochino più rose. C'è la pubblicità e poi torniamo. Allora, ripartiamo, ultimissima parte, Piero, brevemente, che su cosa... Pupo, su sì, Pupo? Dunque, di che Pupo brevemente... se n'è avuto a male. Pupo se n'è avuto a male, non so se lo sai. Chi? Pupo se n'è avuto a male. Sì, sì, infatti, Pupo... Diciamolo. Poi è il grande fratello, lo chiama. Giustamente ha detto la sua, quindi... Onestamente, non è che sa che è stato... Chiaramente spesso è stato utilizzato, diciamo, per cercare di fare un qualcosa qui da Arezzo, poi dopo magari nel momento in cui... poteva essere magari dato anche a lui un piccolo incarico per cercare di fare un qualcosa, è stato un po' dimenticato. Vabbè, queste sono cose che vedremo. Però quello che io voglio dire velocemente è questo, che certe volte poi mi sembra che alla fine si trovi un motivo per cercare di darsi le colpe, o di qua o di là. E quindi ecco perché? Perché onestamente noi ora sappiamo che non tutto andava bene sia a livello globale italiano quindi, e nemmeno a livello locale. Perché Arezzo, volenti o nolenti, è stata un po' svuotata negli ultimi anni, no? Perché diceva giustamente l'altro giorno Faltoni che qui non riusciamo a vendere una casa perché si sono deprezzati talmente i prezzi appunto degli immobili. Diciamo che siamo stati svuotati un po' per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda la Camera di Commercio, per quanto riguarda scelte e decisioni, ora per quanto riguarda la sovrintendenza, eccetera, eccetera, ne potremmo fare un lungo elenco. E ora probabilmente ci sono appunto queste società che sono arrivate dall'estero per prendere sia l'ATM, sia per prendere le nuove acque, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, che noi non avessimo capacità, appunto, di fare un po' anche da noi, per dire, e questo mi sembra che... Ecco, io le colpe direi che, dopo, alla fine, è chiaro che le diamo all'influenza che arriva, perché... Di fatto oggi si sta dicendo dagli studiosi che tutto sommato è poco più di un'influenza, anzi forse meno anche di un'influenza ciò che sta arrivando. Quindi, e dopo probabilmente... non va sminuito, Dio se ne scampi libero, però nemmeno esagerato come abbiamo fatto, perché fra qualche mese sentiremo quello che abbiamo fatto, cioè nel senso che probabilmente siamo stati anche onesti, onestamente, nel dare certi dati. Però probabilmente ci dovevamo domandare poi se questi dati facevano comodo anche agli altri. Agli altri no, gli hanno fatto comodo, sì, agli altri paesi che ci guardano. Gli hanno fatto comodo per dire, intanto voi state a casa sua, vostra, voi siete tutti infetti, state... E quindi ecco, e questo è quello che abbiamo ottenuto. Poi dopo, chiaramente, gli errori è chiaro che si fanno, però dopo è da sempre detto che gli errori anche si pagano, e quindi ecco. Allora, siccome adesso voglio farvi vedere brevemente, visto che Arezzo ci sta, ne abbiamo parlato proprio in questi giorni anche nel nostro telegiornale sui centri di aggregazione, no? Avete chiesto che siano aperti, diciamo, anche a quei movimenti che non sono rappresentati al momento in consiglio comunale.
importante. È importante. Mancano i luoghi di socialità qui ad Arezzo, mancano i luoghi di incontro. Io mi sono, quando diciamo, ho iniziato a gestire Casa dell'Energia, ho visto che ad Arezzo mancano degli immobili dati gratuitamente o meno per un confronto pubblico di idee che non sono politiche né sono costruttive, si costruisce socialità, si costruisce, e c'è bisogno di questo soprattutto per noi giovani, ma anche per tutte le categorie. A prescindere. Quindi centri di aggregazione sia, come dicevi tu, in periferia, sia qui nel centro, c'è Casa dell'Energia, ma ci dovrebbero essere tanti altri. Allora, la settimana scorsa avevamo qua l'assessore Lucia Tanti con Francesco Gomizzi, che scoppiettante il duello, tra virgolette. Allora, sentiamo questo punto sui CAS, che cosa dice Lucia Tanti. Sui centri di aggregazione sociale, io ricordo che quando ci siamo insediati andavano messe tutte in regola le convenzioni, perché non ce n'era una, e le abbiamo fatto. Abbiamo fatto in 2 anni 29 iniziative in accordo con la ASL e con la polizia locale. L'unica cosa che abbiamo impedito di fare, questo sì, è che alcuni centri di aggregazione sociale diventassero sedi di alcuni partiti. Questo effettivamente credo che sia stata una buona cosa, perché i partiti si possono benissimo organizzare senza dover nessuno, quindi destra e sinistra, sfruttare spazi che sono di tutti e sono dedicati alla comunità, non a una parte della comunità. Per quanto riguarda gli immobili di periferia, mi trovi proprio bene ora, perché abbiamo finalmente ridato vita alla ex circoscrizione di Ceciliano, ospitando i Nasi Rossi, che sono i medici del sorriso, che non avevano una sede, che l'hanno cercata per tanti anni, sono venuti a bussare alle tante porte di tanti assessori della giunta Fanfani, hanno avuto la porta sbattuta in faccia. Oggi quell'associazione così importante ha la propria sede dentro l'ex circoscrizione di Ceciliano. Da la prossima settimana anche l'associazione delle persone che si occupano di epilessia potrà avere la sede lì. La sede di Policiano, chiusa e tenuta, abbandonata, oggi è la sede del Polvarone. Questo che vuol dire? Vuol dire che senza fare le gran casse le risposte si danno, ma si danno alle associazioni, non si danno a una parte che può rispondere a questa o a quella componente politica. Quindi sui CAS io invece ritengo che abbiamo fatto un buon lavoro, perché abbiamo prima messo le regole che danno sicurezza a chi ci sta, a partire da chi dà il proprio tempo per tenerli aperti, e successivamente abbiamo fatto accordi perché ci fossero, a fianco delle libere iniziative che organizzano i CAS, iniziative dedicate alla cittadinanza su sanità, salute e sicurezza, che sono 3 temi credo importanti per tutti. Allora, così Lucia Tanti, ecco come commentiamo queste parole. Ma l'assessore giustamente nel servizio ha detto bene, per i partiti non è un problema, ma infatti a parte che può essere un problema anche per i partiti, perché ad esempio i partiti che ora non sono a Palazzo Cavallo il problema ce l'hanno, e un domani può essere che veramente anche le altre forze, le percentuali variano, oggi può andare bene a Lega, a Forza Italia, domani può andare male, quindi a prescindere non è giusto che al di là, non solo per i partiti ma anche per i privati cittadini comuni, che debbano in questo senso appellarsi, diciamocelo, alla gentilezza, che so, di una Feltrinelli, di una libreria Feltrinelli, cioè il fatto, oppure che so, che un privato cittadino debba pagare 500-600 euro o anche più per avere uno spazio privato, quando invece avrebbe a disposizione quelli pubblici. Attenzione, qui non si sta parlando di andare a fare tanto di comizi in senso stretto, ma veramente di parlare di politica in senso ampio, che è poi veramente l'importanza del parlare di quello che serve nella nostra città. E questo per noi è stato, e ci abbiamo dato in questo senso battaglia, abbiamo scritto una lettera al sindaco e poi abbiamo fatto anche un commento all'email dell'assessore Tanti, ma dietro c'ho anche lo statuto che regola i CAS, dove se ne magnifica l'importanza sociale, la libertà anche di chi li dirige, e poi però si dice no, tutte le cose devono avere previa autorizzazione. La Costituzione dice che solo in caso di pericolo pubblico e di cittadini armati una riunione anche politica non debba essere fatta. Quindi, insomma, noi siamo critici sotto questo punto di vista. Torno a ridire, e questa cosa dovrebbe interessare a prescindere tutti, non solo noi, perché oggi a me, domani a te. È da rivedere che questa cosa, vedo che scuote il capo Francesco Lucano. No, a me mi viene da sorridere, vuol dire abbiamo fatto bene. Se sento questi discorsi vuol dire che abbiamo fatto bene. È bene che i CAS devono essere per l'aggregazione, non per fare politica di parte, ribadisco. Quindi abbiamo fatto assolutamente bene. La gente che si vuole riunire e fare associazionismo ci si riunisce. Quando si vuole parlare di una politica di parte, si prendono le sedi di partito ci si riunisce lì, oppure si pagano delle sale. Parlare, che cosa vuol dire parlare di politica?
Perché se tu vuoi parlare della problematica sociale è un conto, ma allora parli della tua associazione, di quello che fai e delle iniziative che fai. Se tu vuoi parlare di politica o di temi politici vai nelle sedi di partito, perché quelle sono deputate a parlare di politica in senso stretto e politica di parte, se no vuol dire che non avete capito niente, che volete continuare a riutilizzare, come è stato fatto in passato, spazi che sono per tutti soltanto per una parte. La politica, intesa come agone politico, va fatto nelle sedi deputate che ognuno si sceglie e che ognuno in base alle proprie, al proprio attivismo, infatti per esempio ha riaperto la sede del Partito Comunista qui a Arezzo, io sono ben contento, così chi crede in quella parte va in quella sede e seguirà le cose, chi vuol parlare di un certo tipo di politica va a Sant'Agostino, alla sede del PD. O chi vuol parlare con noi, avevamo la sede e poi la riapriamo, oppure va nella sede della Lega se vuol parlare con la Lega, va con di Forza Italia se vuol parlare di Forza Italia. Cioè, non se, cosa si, cosa si, termine, si, si, diciamo, si intende in senso ampio, allora non è politica, greco, quella è gestione, diciamo, ma la gestione della polis. Ma quella è, allora, se si vuol parlare, i CAS sono stati riformati in modo tale che in quei posti si potesse fare aggregazione senza discriminare nessuno, cosa che in passato non è stato, se no non c'era bisogno di riformarli. Quindi quando io sento queste lamentele mi sembrano sciocche, perché non è le cose vanno fatte a prescindere da una parte, senza favorire qualcuno. Noi non abbiamo favorito certamente né gente di destra né gente di sinistra, abbiamo detto i CAS vanno gestiti in questo modo, è venuto il nuovo regolamento. Quindi se la gente non è vuol fare associazionismo vero, vuol fare aggregazione vera, vuol fare attività di diciamo scambio sociale autentico, non c'è nessun problema, se no veramente si rischiava di avere l'utilizzo privato di spazi pubblici. Sentiamo, perché se no, risposta. Se c'è un'attività e sì, una manifestazione, è giusto che anche lo spazio pubblico, a chi lo gestisce, no, debba riconoscere un minimo, eccetera. Se si fa un dibattito di carattere, ecco, fai conto, volevi parlare del coronavirus o ne parli in un incontro, benissimo, nello spazio di aggregazione lo puoi fare. Ma quando per esempio io con Francesco Macri volemmo parlare di Banca Etruria nel lontano marzo del 2015 con Oscar Giannino, siamo andati alla Borsa Merci, l'abbiamo affittata, abbiamo chiamato Oscar Giannino e abbiamo parlato di una questione che era che aveva un interesse, fummo tacciati di essere pazzi dicendo che la banca era tecnicamente fallita, infatti a novembre 2015 è successo quello che è successo. C'è una risposta? A parte che non ho capito perché mi dà del plurale, ma nel senso io non rappresento nessuna parte, non ho testa di... No, aspetta. No. Ho fatto un ragionamento globale. Oggi a me, domani a te, che vuol dire? Noi l'abbiamo fatto per tutti, a prescindere che ora si governa. Mi può far parlare, per favore? Io, a prescindere perché non si governa. Nel senso... Anzitutto non dovete darci del plurale perché non rappresentiamo nessuno e sotto questo punto di vista non ho tessere e quant'altro. Per quanto riguarda l'ingiustizia di quel regolamento, sta in un fatto, e cioè che comunque sia è una parte della parte. Cioè fosse veramente trasversale, lì c'è scritto che soltanto chi siede attualmente a Palazzo Cavallo e solo casomai nei 30 giorni precedenti alle amministrazioni può utilizzare i CAS anche per parlare. Quindi un partito che è nel gruppo consigliare è chiaro che andrà a fare, tra virgolette, politica partitica nei CAS. Non ho capito perché gli altri gruppi, veramente di semplici cittadini, lei ha detto ha affittato la Borsa Merci. Io mi perdoni, la Borsa Merci non ho i soldi per potermela permettere di affittarla. E allora perché al di là di una spiazza, cioè io posso andare anche in piazza Sant'Agostino, però una piazza, ma se quel giorno piove, io non vado. Cioè, capisce? Ma è diversa la cosa. Diamo anche Marco Donato. Faccio domanda per fare un gazebo ad Arezzo. Ma l'abbiamo fatto, infatti. Guarda, abbiamo fatto Marco Donato. Gabriele abbia... Colga un punto, perché questo territorio ha, grazie a, negli anni, più amministrazioni differenti, hanno investito in alcune strutture, sono più di 20, nel territorio del Comune d'Arezzo, che è un comune, tra l'altro, con molte frazioni. Alcune frazioni sono anche molto distanti dal centro della città. Questo è un patrimonio pubblico che potrebbe essere utilizzato al massimo, anche per unioni che hanno a che fare con la vita quotidiana, perché... Se un gruppo di giovani come Gabriele decide di impegnarsi per la vita pubblica della propria città e decide di confrontarsi con i cittadini della Chiassa, ma è possibile che non possa utilizzare il centro di aggregazione della Chiassa per una riunione da giovane impegnato non in un partito, ma in un'associazione che vuole fare civismo, non possa incontrare i cittadini della Chiassa, ma lo possa fare il gruppo consigliare presente in Consiglio Comunale, e quindi lui ha una sorta di barriera all'entrata antidemocratica, nel senso che
un partito che è già presente in Consiglio Comunale può organizzare una riunione al CAS. E Gabriele, con il gruppo di ragazzi di Arezzo Città, che non hanno tessere di partito, non hanno altro, non lo può fare perché ha semplicemente voglia di fare una lista civica e magari ha una sua idea di come la Chiassa pensa alla viabilità, pensa ai servizi pubblici sociali. Il tema è che nessuno ha mai, penso, voluto occupare i centri di aggregazione sociale. Io credo che aprirli a tutti è una cosa che rende socialità, perché pensiamo in delle piccole frazioni in cui il centro di aggregazione fa anche fatica a stare insieme. Non ho capito dov'è il problema se una sera un gruppo più o meno organizzato chiede una sala in maniera democratica, con delle regole che magari consente di prenderlo a tutti una volta al mese, due volte al mese, va lì, va al bar, saluta le persone che giocano a carte, si mette giù e chi vuole andare a sentire la riunione va, chi non va non va. Non ho capito dov'è il problema di questa cosa. Io credo che questa città non ha più spazi per destinare a persone che lo vogliono. Diceva giustamente prende la borsa merci Gabriele. Gabriele è un gruppo di giovani, prende la borsa merci, costa 500 euro. Loro dicono, e noi come facciamo, vogliamo occuparci la vita della nostra città a spendere una cifra del genere? Ecco, magari quello lo può fare Francesco Morì e l'avvocato Lucacci, magari non lo può fare Gabriele. Poi ritengo questo, è un patrimonio pubblico, secondo me potrebbe essere utilizzato molto di più di quello che invece è in questo momento, perché considerate che sono 20 e passa strutture, sono dislocate in un territorio molto ampio, perché poi non è che tutti possono venire in centro la sera dopo cena magari a fare una riunione, magari interessa ai cittadini della Chiassa o di Ricutino potersi incontrare lì, non di tutti, magari solamente di 3 o 4, però questo è un tema che attiene alla democrazia. State confondendo le cose, 20 persone con 25 euro, il vero costo di una pizza lo fanno, quindi non ci prendiamo in giro, ma non ci prendiamo in giro, state facendo una polemica strumentale. Allora vi dico questo, nella campagna elettorale ultima amministrativa in Val d'Arno non c'è nessuna delle liste civiche di centrodestra, gli è stato concesso dai comuni amministrati dalla apertissima sinistra piena che vuole il dialogo nei posti pubblici la possibilità di fare un comizio della lista di centrodestra che si presentava alle elezioni o a Bucine o in altri comuni. Quindi per cortesia, prima guardate in casa vostra e imparate a essere. Allora che volete fare? Fate in un modo e qua fate in un altro. Grazie. Mettete a posto con voi il cervello. Grazie all'avvocato Francesco Lucacci, a Marco Donati, a Piero Franchini, a Fabio Moghi. Alla prossima. Buona serata.